Allora parliamo. Beh, stasera era abbastanza tiepido fuori, no? Sì, si sentiva già la primavera. Sì. Vero? Poteva essere quasi metà marzo. Metà marzo. Piena salute iniziale qui? Sì, 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 è lì, certo. Io tengo quella. Come vuole, cioè se vuole parlare al pubblico qui, se vuole parlare con Piero. No, parla con il pubblico. Parla più con il pubblico. Cioè. Ecco, qui c'è il punto solito. Adesso questo lo ascolto, non ho pazienza. La convenzione è ci si dà del lei o ci si dà del tu, decidiamolo adesso. Dipende da come sei solito fare tu. Ma qui spesso facciamo il tu perché lo consideriamo un po' un salotto, però già Piero Angela non lo apprezzerebbe, tu sai bene che lavori con lui. Ma che... però appunto ogni trasmissione ha il suo dogma, quindi, ma mi sembra che ultimamente tenda a prevalere il discorso, senti, visto che ci diamo del tu dietro le quinte, ce lo diamo a va bene, se no facciamo, faccio io magari delle gaffe. Con Piero Angela cosa ti dai tu? Del tu. Ah, ecco, del tu in privato. Ecco, in televisione. Sì. Del lei, certo. Sì, sì, sì. Perché lui ho chiede. Ho dovuto rifletterci un attimo perché viene talmente automatico che non. Certo. E io gli ho dato del lei l'ultima volta, credo 2 o 3 anni fa, ma in pubblico nella, alla Cavallerizza. Lui ha avuto uno scatto, dice, ma come? Mi dai del lei? Ma col pubblico schierato, ovviamente. E dico, sì, ti do del lei. Lei mi ha detto di non darle mai del tu. Lui mi ha detto di non dargli mai del tu. Vabbè, da allora in poi ci diamo del tu anche in pubblico. Vabbè. Ci sono di leggendarie scomodità, questi auricolari. Sì, sì, sì. Le vedo che anche a te continuano a cadere. Di nuovo, infatti. Sono le orecchie che non sono fatte bene. Sì, probabilmente sì. Ho le orecchie non ergonomiche. Come il calzino dell'altra volta. Che calzino aveva? Si parlava di principio antropico. In una questione cosmologica. Dice l'universo è così per noi o noi siamo lo vediamo così perché non potremmo vederlo diverso. In altre parole, l'universo è come un calzino che per forza funziona sulle mie gambe perché è stato fatto per le gambe oppure... è il contrario. Certo, certo. E su questa discussione siamo andati avanti a lungo. Immagino. Sembra un romanzo del campanile, i calzini e l'infinità dell'universo. Sì, sì, esattamente. Poi parlavamo di o anche il povero Piero, il citando povero Piero. Titoli famosi di campanile. Abbiamo parlato di universi spaiati. Universi spaiati. Invertirli? Universi di cotone. Invertiamo. Forse sono. Silenzio. Finché non parlate non silenzio. Sì, no, li sento abbastanza ben piantati. Ciao. Bene, siamo a posto. A questo punto c'è ancora il tempo per la firma. Ah dai, togliamoci anche questa. Mi basta proprio nome e cognome, mi piace quello. Ah sì? Sì, non stare, sì, niente, non stare, caro Piero, Piero. No, non è che lo preferisca, ma so che è una rottura di scatole firmare i libri quando li firmo io. E quindi faccio nome e cognome. Ciao, grazie. Ah. Adesso. Ma è anche quello di Marco Ciardi. Sì, faglielo firmare. Sì, Marco, mi firmi il libro? Sì, con la telepatia l'ho già fatto. È vero! Che pensate? Già massimo. 3 minuti e 40 secondi. Chi mi dà il via poi quando comincia sul serio? 3 minuti? 3 minuti. A parte che si legge lì sul legge lì sul monitor. È anche vero, sì. Ma non sono portato per la matematica. Ma non è la prima volta. Ma va a scendere comunque quando arriva a zero. Senti, ma tu hai ancora conosciuto Manselli, che fu mio professore di medievale? L'ho ancora conosciuto, così tanto tempo fa che fa orrore a pensarlo, però sì, sì, quando ero ragazzino l'ho ancora conosciuto, infatti, sì. Ma quindi tu hai fatto l'esame con Manselli? Fatto l'esame con Manselli, sì, sì. Ma ti dirò che era molto interessante stare alle sue lezioni, sai, non ne ho sentito poi parlare bene di lui, ma io in realtà ne ho un buon ricordo come docente. Ma ecco, io come docente non saprei, ma come studioso, era un grande studioso della sua generazione, uno dei grandi medievisti italiani di allora. Sì, sì, sì. Lui quell'anno lì si occupò dei movimenti millenaristi e l'ho trovato interessantissimi questi movimenti.
Sì, sì, no, lui si occupava soprattutto di quello, era anche un cattolico e aveva questo interesse per la storia religiosa soprattutto. Però no, era... Sì, però era comunque un grande studioso. Poi mi ha fatto leggere Heusinger, mi ha fatto leggere Lefebvre, cioè ci ha fatto leggere i libri giusti per quell'epoca in cui studiavo io, che erano la metà degli anni 60, l'inizio, tra l'inizio e la metà degli anni 60, quindi... No, io ho ancora conosciuto tanti studiosi che adesso andare a vedere uno scopre che sono morti da 30 anni, come io, appunto, lasciamo perdere, guarda. Questo sì, davvero, perché tutti i giorni uno registra un saluto, un addio, mai un arrivederci, mai una gioia. Perché non credi nel purgatorio. Dante invece nel purgatorio incontra tutti i suoi amici morti, ce li mette tutti, ed è chiaro che è proprio una cosa deliberata, eh? Per togliersi l'angoscia del fatto che sono morti, giovani, ce li mette tutti. E spesso gli dice anche, guarda, adesso che ti ho trovato non sono più triste, diciamo, che sei morto, perché ti trovo qua. So che prima o poi vai su e quindi serve credere a certe cose. No, serve come? Se no non si spiegherebbero le religioni, monoteiste e non, e poi tutti questi anni. Io ho una mia religiosità vaga, ma ce l'ho anch'io, sai? È vaga, nel senso che sono un religioso laico, molto laico, però, a modo mio, io spero che ci sia qualcosa, non ci credo, ma ci spero. Ah, beh, diciamo qualche volta lo pretenderei. Sì, no, ma infatti non sarebbe così male se ci fosse, infatti, lo so che non sarebbe. Ma poi pensa, se ci fosse l'inferno, quanta gente ci potrei trovare lì, io. Appunto io preferisco quei teologi che dicono che c'è ma non c'è nessuno, c'è ma è vuoto. Beh, questo perché... pontefice è un po' di quest'idea. La scommessa di Pascal, Piero. La scommessa di Pascal non mi ha mai tanto convinto perché era una scalzonata, secondo me. Sì. Ma tra l'altro no, può convertirsi anche 30 secondi prima. Questo sì, è vero, sì. Sì, non è chiaro se puoi programmarlo però, perché se hai passato tutta la vita dicendo vabbè, ma tanto all'ultimo momento mi converto, secondo me non si fanno mica fregare. Temo anch'io. 10 secondi. Sì, c'è la sigla, non so e poi... Non so se credere, ma mi piacerebbe poter leggere tutti gli atti prima o poi. Cioè, 5 secondi. Pubblici. Si parte. Amici di Giovedì Scienza, buon pomeriggio, rieccoci qui per l'ultimo incontro di questa stagione. E è un incontro, secondo me, molto interessante, perché ci permetterà di parlare di temi culturali forti, però prendendoli da un punto di vista, diciamo, leggero, lieve, che è meglio di leggero, lieve. E io saluto Alberto Agliotti, ingegnere, come sempre, anche questa sera lo è, ed è ingegnere elettrico. Proprio nel senso della specializzazione, non come caratteristica mia. No, da quel lato lì non fa mai scintille. Ma è un aggravante essere ingegnere elettrico. Sì. Poi vi presento e vi saluto Massimo Cellerino alla telecamera, Diego, eccolo che sta sventolando la mano, e Olmo, che non vedo perché è nascosto. Ecco, ma la mano è uscita, quindi esiste realmente. Ed eccoci qui. Io però adesso saluto seriamente il professor Alessandro Barbero, che è professore ordinario di storia medievale all'Università del Piemonte Orientale, ha vinto un premio Strega nel 1996 con un romanzo storico, naturalmente, che era intitolato, è intitolato, perché per fortuna il romanzo esiste ancora, Bella vita e guerra altrui di Mr. Pai, Gentiluomo, edito da Mondadori, ed è tradotto in 7 lingue, scusate se sono poche. Fra le sue opere più recenti c'è la biografia dell'imperatore Costantino, pubblicata da Salerno Editrice, c'è questo Dante che è in testa alle classifiche ormai da mesi, ed è una biografia di Dante su un affresco di tutto il Medioevo di quell'epoca, il Medioevo trecentesco è rappresentato straordinariamente,
Vorrei anche dire, non so bene che cosa sia, ma ho capito che è una cosa importante. Nel 2005 il governo della Repubblica Francese ha conferito ad Alessandro Barbero il titolo di Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Collabora con la stampa, Super Quark, Rai Storia, eccetera, eccetera. Noi lo conosciamo, lo vediamo molto spesso con Piero Angela, e questa è un po' la liaison tra me e Alessandro Barbero, e poi siamo anche della stessa università sostanzialmente, quindi io non come insegnante ma come cattivo allievo. Poi abbiamo Marco Ciardi, che invece insegna storia della scienza all'Università di Firenze, fino a 3 giorni fa la insegnava a Bologna, all'Università di Bologna, ha al suo attivo oltre 200 pubblicazioni con referee e 30 volumi tra monografie scritte da lui, curate, edizioni di opere, e le sue ricerche riguardano soprattutto la storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo. Sono due cose diverse, come uno storico qui ci potrebbe insegnare, perché molti pensano a storia moderna, vabbè, dice questa, no, non è questa qui. Ormai la storia moderna è vecchia, ma questo è un altro particolare. Ti interrompo, ma sarebbe anche logico, nel senso che gli storici sono gli unici al mondo per cui moderno e contemporaneo vogliono dire due cose diverse. Questo è completamente vero, assurdo. Sì, diciamo che abbiamo un alibi, no, se sbagliamo. Ma io ho imparato da Venturi cos'è la storia moderna, quindi adesso ho chiaro il concetto. Poi l'altro tema che lo interessa molto è trattato nel suo ultimo libro, che è recentissimo, l'ho recensito poco tempo fa, che è Scienza e pseudoscienza, breve storia delle pseudoscienze. E sono questi i rapporti appunto che un po' indagheremo anche questa sera. Lo interessano molto anche i rapporti tra la cultura scientifica, l'educazione, la scuola e la democrazia, che è un tema che poi li comprende tutti se volessimo essere dei veri buoni cittadini. Ma è interessante parlare di democrazia in relazione alla scuola, soprattutto in questo momento, e in relazione alla cultura scientifica. Bene, questa è un po' l'introduzione, e scusate se ho aiutato la mia tarda età con degli appunti, ma viene così ormai da un po' di tempo. E avrei la prima domanda per Alessandro Barbero. Ah, giusto, vedete che ho bisogno ormai di una giovane mente che mi ricordi le cose. E che mente? Giovane non mente. E prima vi ricordo, ecco, che potete intervenire in qualsiasi momento scrivendoci anche solo un messaggio o meglio ancora qualche domanda che noi poi cercheremo di rivolgere ai nostri ospiti. Potete farlo qua sotto, come si vede adesso già sul video, scorrendo semplicemente la pagina, scrivendo il vostro nome e mandandoci il vostro messaggio. Qualcuno già lo sta facendo. Sì, bisogna autenticarsi, insomma, dimostrare che non si è una macchina. E poi vi proponiamo, come al solito, qualche sondaggio durante la chiacchierata. Risponderete quando vi chiameremo in causa, ecco. E alla fine della diretta, come al solito, sempre potete darci un giudizio con una stella o più stelle, possibilmente fino a 5 si può arrivare, e magari scrivendo anche che cosa ne pensate. La conferenza poi sarà a disposizione sul canale YouTube di Giovedì Scienza, così come tutte quelle passate, come molte delle stagioni che sono trascorse insieme. Io avrei una domanda per te o per Diego, per Olmo. Dato che abbiamo scoperto che qualcuno ci segue in Alaska e qualcuno ci segue in Cina, ci hanno poi scritto questi qua? Per adesso no, però possiamo invitare. No, perché mi piacerebbe davvero. Farlo. Eh sì, invitiamoli allora, mi piacerebbe sapere chi sono, anche perché sono dei fusi orari talmente diversi. Che... Va bene, adesso ci seguono però... in diretta, però quindi. Appunto. Allora, io adesso vorrei porgere a Barbero la prima domanda, che riguarda proprio Dante, il suo Dante in certo senso proprio. E lei si sarà fatto, tutti sarei fatto, avevamo deciso di accedere, tutti sarai fatto un'idea di Dante, sappiamo che era sia razionale sia passionale, molto passionale, ma questo non esclude il fatto che fosse molto quadrato nei suoi ragionamenti, molto schematico anche nelle sue decisioni, nelle posizioni politiche e così via. Allora la prima domanda che mi verrebbe da farti è questa: che rapporto aveva Dante con il pensiero magico? Ma dunque, secondo me noi dobbiamo avere ben chiaro questo, che loro riconoscevano nella magia una sfera specifica dell'attività umana, ma non la contrapponevano necessariamente al pensiero razionale o scientifico, perché in realtà, non avendo gli strumenti per esserne sicuri, loro tendevano a pensare che anche la magia, fino a nuovo ordine, fino a prova contraria, potesse essere in realtà
una tecnica e forse anche una scienza. Loro non avrebbero saputo dire perché, però ci provavano. E siccome ogni tanto l'impressione era che funzionasse, non avevano la smentita proprio sicura del fatto che il pensiero magico fosse appunto una cosa irrazionale. Detto questo, Dante personalmente non se n'è occupato, credo, molto, ma c'è un episodio straordinario che accade, diciamo che lo sfiora alla fine della sua vita, perché negli ultimi anni di vita di Dante, alla corte del Papa di Avignone, arriva uno da Milano, un chierico, il quale dice che a Milano i Visconti, feroci nemici del Papa, stanno cercando di far fuori il Papa, sostanzialmente, e stanno cercando di farlo fuori mediante la magia. E questo chierico dice che lui è stato convocato dal Signore di Milano, perché lui è un esperto di queste cose, cosa che non dà fastidio a nessuno, alla corte papale è normalissimo, quello lì è uno che si intende di magia. Dipende da come la usi, no, sostanzialmente. E lui dice, mi hanno convocato, mi hanno fatto vedere una statuetta del Papa, con il suo nome scritto sopra, e mi hanno detto, guarda, tu saresti capace di usarla per far morire il Papa. Naturalmente gli hanno detto, perché il Papa non è un vero Papa, è un infame, è un nemico dell'umanità, faresti un'opera buona a toglierlo di mezzo. Questo qua dice, no, io non ho fatto niente, ho detto che non potevo, avevo altri impegni, sono filato via. E in seguito ho saputo che hanno chiamato Dante Alighieri, proponendogli di fare questa cosa. E Dante Alighieri è arrivato, però poi i Visconti all'ultimo momento hanno deciso di non dirgli niente, ecco, e l'hanno rimandato a casa. Questa è una deposizione, come dire, giurata davanti a una commissione di cardinali alla corte papale di Avignone. 1320 circa, diciamo, ecco. Cosa ci sia di vero noi non lo sappiamo. Può essere benissimo una cosa inventata di sana pianta, perché loro volevano montare un processo contro i Visconti per uso di stregoneria. E si sono inventati, questo è un falso testimone, una talpa piantata lì dagli avignonesi, è possibilissimo. Però certo, diciamo che come minimo ad Avignone si sono detti, adesso ci inventiamo questa cosa per incastrare i Visconti, ci inventiamo che vogliono fare la stregoneria per far morire il signor Papa, e ci inventiamo che hanno chiamato Dante per farlo. Quindi come minimo sembrava plausibile la cosa, ecco. Cosa avrebbero fatto per far morire il Papa? Era una specie di fattura oppure una di quelle cose con gli spilloni? No, era una cosa con le erbe velenose. Ah. Bisognava affumicare per 7 notti o per 9 notti, non so più, la statuetta con queste erbe velenose. E a quel punto si sarebbe trasferito, diciamo, dalla statuetta alla persona. Perché bisogna anche dire che nel Medioevo, ma anche nell'età moderna, non distinguevano mica tanto tra quella che noi consideriamo la magia, quindi appunto la fattura, gli spilloni lì, e il veleno. Perché anche loro, e dagli torto, anche loro dicevano, il veleno mica si vede. Cioè, tu all'improvviso una persona sta male, muore. Noi diciamo il veleno è una cosa concreta, evidente, scientifica, mentre invece la fattura o il malocchio no. Loro, non del tutto irragionevolmente, visti gli strumenti che avevano, tendevano a dire, boh, mi sembrano due facce della stessa cosa. Certo, quindi insomma abbiamo già capito da quello che ci hai detto che sostanzialmente la magia nel Medioevo era sdoganata, o meglio, non aveva bisogno di essere sdoganata, era una realtà, una delle tante, e si facevano i conti con la magia come si facevano i conti con l'astronomia, con la medicina, con qualsiasi altra... Esattamente, salvo che c'era gente che se ne interessava, gente che non se ne interessava affatto, gente che la sapeva usare o che la strumentalizzava, certo. Temo di sapere la risposta, ma ti faccio lo stesso la domanda. Dante credeva nell'inferno. Accidenti se ci credeva, certo, ma pensi che avrebbe fatto tutta quella fatica? No, ci credeva, ma perché ci credevano tutti. Il punto fondamentale è che la religiosità medievale è la religiosità di gente dove gli atei sono rarissimi. Ce n'è qualcuno ogni tanto, a volte capita. Io ho incontrato una volta un vescovo che in punto di morte dice ma lasciate perdere il funerale religioso perché io non ci credo. Ma sono appunto casi rarissimi. La gente ci crede, è credente. Ed essere credenti, diversamente forse da oggi, quando io penso che tante persone che si sentono credenti però non giurerebbero che c'è l'inferno, c'è il paradiso, loro invece ci credono, e come? Molto concretamente. Però attenzione, credono anche al purgatorio.
il sistema si regge sul fatto che c'è il purgatorio, perché se avessero dovuto credere soltanto all'inferno o al paradiso, dopo un po' si sarebbero sentiti molto a disagio, naturalmente. Chi è che è sicuro di dire, ah, io quando muoio vado in paradiso? Figurati. Già il fatto che lo dici basta già per non andarci. Ma scusami, allora il potere temporale della Chiesa si fondava certamente anche sulla forza, ma si fondava ancora di più sul fatto che la gente era credente, fortemente credente. Ma il potere della Chiesa si fondava sul fatto che la Chiesa era una grandiosa struttura internazionale, presente ovunque, molto centralizzata, molto ricca, che spostava enormi risorse e che assorbiva un sacco di gente in gamba. Cioè, la gran parte delle persone più in gamba di quell'epoca dove faceva carriera? Nella Chiesa. Era anche l'unico posto dove poteva far carriera qualcuno che veniva su dal basso, dal nulla, un figlio di contadini. Non che succedesse tutti i giorni, ma poteva succedere. E quindi la Chiesa è una forza straordinaria, al di là del fatto che la gente poi creda o no. Perché all'epoca era anche perfettamente possibile, e Dante lo dimostra, essere credenti convinti, ma mettere tutti i papi all'inferno. Va bene, allora lasciamo lì un momento questi temi, passiamo a Marco Ciardi. Non ho detto prima, forse non l'ho detto neanche, del Dante di Alessandro Barbero, che è edito da Mondadori, dalla terza, chiedo scusa. Ci rimangono male, no, scusate. Perché è pubblicato da Mondadori. I romanzi da Mondadori, certo. La narrativa a Mondadori. Esatto. Invece il libro di Ciardi è edito da Oepli. Ecco, detto questo, io domanderei a Ciardi perché... qualche cenno, ma molto vago in questo libro, ci sono tante altre cose interessanti, qualche cenno c'è su questo mondo di internet, dei social, e allora gli domanderei, ma le streghe ci sono nei social? Sono streghe che usano consapevolmente i social per fare stregonerie? È tutto tra virgolette, naturalmente. Marco? Allora, intanto secondo me è bene ricordare che comunque ci sono molti luoghi nel mondo in cui ancora oggi si fanno violenze contro le donne perché vengono effettivamente accusate di essere delle streghe, che poi queste accuse in che modo si rifacciano, come dire, a ciò che appartiene alla stregoneria dal punto di vista storico, questo diciamo non sta a me dirlo e non sono un esperto, però è bene ricordare che ci sono dall'India a certe zone dell'Africa, insomma, dove effettivamente ancora queste cose accadono. E ovviamente poi si trasferiscono anche nella comunicazione sui social. Però nei social soprattutto ci sono nuovi movimenti che si appellano anche in questo caso in maniera molto generica a ciò che noi chiamiamo stregoneria, no? Perché poi se dovessimo ricostruire nel dettaglio appunto la genealogia e le radici storiche di questi movimenti sarebbe dal punto di vista storico molto molto complicato. E quindi sui social ci sono tanti movimenti che rimandano a un mondo di streghe o di stregoneria. Però secondo me, se noi pensiamo all'idea di strega come un riferimento a donne che vengono, cioè se utilizziamo la denominazione strega per poi diciamo utilizzarla per fare discriminazione in relazione a ciò che è la donna, ovviamente questo poi lo vediamo tutti i giorni, lo traduciamo in ciò che negli episodi di femminicidio, nelle discriminazioni sociali, in tutte queste situazioni. Poi la famosa espressione tu sei una strega, no? In senso molto generale, diventa un appellativo per dare un'accusa in relazione a una donna, a una questione di genere che ancora oggi, no, si fa molta, molta fatica ad accettare in termini evoluti di società moderna, in questo senso qua. Poi devo dire che se invece magari questo poi ovviamente interessante con un'attenzione a quello che ha detto prima Alessandro Barbero e lo riprendiamo sicuramente, se però appunto
introduciamo nella nostra discussione qualcosa a cui in genere, insomma, io tengo molto, cioè che non possiamo confondere ciò che avviene nell'ambito, ad esempio, della letteratura fantasy. Le streghe ci sono anche in Harry Potter, ovviamente, no? La Trix è una strega molto simpatica. Ecco, io devo sentirmi libero di essere un appassionato di Harry Potter senza pensare poi di essere un cultore della stregoneria. E questo, diciamo, no? Non tutti a volte hanno chiara questa separazione tra l'aspetto, diciamo, razionale e scientifico e quello che è il mondo della letteratura e della fantasia, cosa che invece aveva ben chiara Galileo Galilei, ad esempio. Che devo dire, a lui le streghe piacevano, però se le leggeva nella letteratura, ecco. Sì, poi io sono un enorme, da sempre, ammiratore di Galileo. Lui ha fatto alcuni oroscopi, ha fatto anche il proprio e quello di sua figlia. E il proprio l'ha fatto su due orari diversi perché non era sicuro dell'ora della sua nascita. Non so se poi abbia scelto il più favorevole. Ma sai, questa degli oroscopi, appunto, ora lì era interessante, appunto, quello che diceva il professor Barbero prima, perché il rapporto anche, diciamo, della scienza moderna col pensiero magico è molto complesso, no? E quindi eventualmente lo riprendiamo successivamente, credo lo possiamo, sì, riprendere. Però adesso, dato che io ho lanciato questa cosa e non vorrei che fosse mal compresa, proprio tu nel tuo libro chiarisci molto bene che dobbiamo sempre parlare di queste cose tenendo conto del contesto storico. E quindi con il contesto storico si spiegano molte cose, e tu lo dici, mi pare, in particolare per quel che riguarda Newton. Newton sappiamo che ha speso gran parte della sua vita, nella scienza ha dedicato pochi anni, tutto sommato, e ha speso gran parte della sua vita a fare i calcoli su quanto poteva essere lunga l'arca di Noè o cose di questo genere. E poi naturalmente in teologia che ha trattato con rigore filosofico assoluto e anche persino matematico, i calcoli per esempio sulla origine del mondo, su quando il mondo era stato creato e così via. E poi l'alchimia, no? Che ha dominato la vita, era completamente calvo Newton perché respirava mercurio, che era l'elemento liquido che serviva per fare gli esperimenti alchemici. Noi non l'abbiamo mai visto calvo perché indossava delle magnifiche parrucche, naturalmente. Ma appunto tu dici è troppo facile criticare Newton o Galileo nel caso precedente, così con l'occhio del moderno, del contemporaneo, perché è evidente che noi dobbiamo tenere conto del contesto sempre. Il contesto, un giorno rideranno di noi, perché se non terranno conto del contesto in cui ci stiamo muovendo, siamo anche noi ridicoli, come probabilmente era Newton con la sua parrucca sopra la calvizie, no? Bene. Io già oggi. Alberto, questa battuta è proprio buona, davvero. Vedi, anche tu ridi di me. No. Allora, torniamo invece a noi. Quindi streghe moderne sui social, ma soprattutto pensiamo, dice Marco Ciardi, giustamente, alle streghe reali che ci sono ancora sparse nel mondo, o agli stregoni reali e a quello che è il loro esercizio di stregoneria, a volte veramente abominevole. Tu hai ricordato il caso delle violenze sulle donne. Torniamo allora al professor Barbero e domandiamogli... Ma Dante aveva studiato, Dante era figlio di un usuraio, tu lo ricordi nel tuo libro, però era anche un uomo di piccola nobiltà, di piccola media nobiltà, non saprei bene come definirla, tu cosa diresti? Ma diciamo, in realtà questa cosa della piccola nobiltà l'hanno inventata i letterati, appunto perché non hanno ben idea di come fosse fatta quella società e quindi non riescono a spiegarsi il fatto che invece in realtà Dante, diciamo, è un popolano, un plebeo, però di una famiglia plebea che ha fatto i soldi e a cui piacerebbe poter dire: ma noi in realtà avevamo degli antenati nobili, e quindi è il figlio di uno che ha fatto i soldi
soldi con l'usura, ma lui personalmente si scambia sonetti con i figli dei cavalieri e quindi si vergogna un po' del papà, per l'appunto, e sostanzialmente vorrebbe essere nobile, vorrebbe. Ecco, mettiamola così. Quindi questo già me l'hai chiarito. E sicuramente era nobile di cultura, perché aveva studiato, aveva seguito gli studi sulle arti del trivio e del quadrivio, e quindi tra l'altro aveva studiato l'astronomia, che era una delle arti fondamentali a quel tempo. E poi nella Divina Commedia sappiamo quanto sia importante, no? L'astronomia. Ora, il rapporto tra astronomia e astrologia in Dante e in generale nella sua epoca, parlavamo del contesto, qual era? Ma in realtà è lo stesso a cui alludevate prima tu e Marco Ciardi quando parlavate di Galileo che faceva gli oroscopi. E cioè, siamo noi che distinguiamo le due cose. Per millenni l'umanità non ha affatto fatto questa differenza, nel senso che loro, in particolare nel Medioevo, nell'epoca di Dante, avevano un approccio che non so se posso definire ingenuamente razionalista alla realtà, no? Noi siamo razionalisti, ma siamo, come dire, un po' più disillusi. Siamo razionalisti, ma non pensiamo che di conseguenza l'universo debba essere una cosa razionale. Anzi, è una cosa pazza che, no, sta esplodendo da chissà quanto tempo. Per fortuna continua a esplodere, però ecco. Loro non avrebbero mai potuto ragionare così, perché loro erano razionalisti, ma anche cristiani. Di conseguenza, innamorati della ragione. La ragione è una cosa meravigliosa. È la cosa che fa sì che noi assomigliamo a Dio e non alle bestie. La ragione ce l'ha data Dio per capire come è fatto il mondo, come è fatto l'universo, cosa dobbiamo fare noi nella nostra vita. E a questo punto è chiaro che il presupposto è che l'universo esso stesso è stato creato da Dio in modo razionale. Perché dico questo? Perché poi guardano su e vedono questo spettacolo pazzesco. Cominciano a esaminarlo, in realtà appunto nel Medioevo avevano ereditato millenni di astronomia antica, dai mesopotamici in poi, e dunque si rendono conto che è un meccanismo complicatissimo, con un'infinità di oggetti che seguono traiettorie diverse, e questa cosa può non voler dire niente. Piero, dimmelo tu, può non voler dire niente? Dio si è messo lì a inventare questa roba così per fare i fuochi d'artificio? No. Quindi deve voler dire qualcosa. E siccome noi abbiamo la ragione, vuol dire che Dio ci ha programmati per riuscire a capire cosa significa. Poi ognuno ha la sua idea, ti permette di prevedere il futuro. No, significa semplicemente che tu hai un certo carattere anziché un altro, che quel giorno è propizio e sfavorevole, che quel luogo è propizio oppure no, che la guerra è meglio rimandarla di un mese perché questo mese non dicono bene. Chi lo sa? Tanti ci credono, tanti no, tanti sono scettici, però è una delle grandi ipotesi della loro visione, ripeto, razionalista della realtà. Ecco. Questo rimette l'astrologia sotto tutta una luce diversa, cioè rimane quello che noi pensiamo dell'astrologia, noi di quest'anno 2021, ma il contesto sta cambiando la prospettiva che forse molti di noi hanno sul passato e sul concetto di astrologia nel passato. Però Dante l'astronomia la sapeva bene, quindi. Sì, la sapeva anche troppo bene, infatti ha riempito la Divina Commedia di allusioni astrologiche, di discorsi sulla datazione, sul mese, sull'anno, sui giri della Luna, sui giri dei pianeti, per cui tuttora noi facciamo una fatica tremenda certe volte a capire esattamente, perché poi lui, essendo coltissimo, come hai detto, era capace di citare, di dire magari fra 50 mesi, poi però scopri che in realtà intendeva il mese del calendario siriaco, moltiplicato per pi greco, allora appunto una cosa infernale. Ricordiamo il famoso il secondo canto del Purgatorio, dove Beatrice dà questa lezione sulla luna, no? se non sbaglio. Ma tutto continuamente, cioè Dante ha in mente tutta una serie di possibili calendari, ha in mente i movimenti di tutti i corpi celesti e crede che il lettore sappia sia anche lui in grado di seguirlo, ma del resto quello è un vizio di Dante, lo sappiamo. Peraltro non è soltanto perché noi siamo molto lontani nel tempo che abbiamo bisogno del commento alla Commedia per leggerla, perché i primi commenti alla Commedia hanno cominciato a scriverli già subito dopo che Dante era morto. Già i suoi figli, Piero e Jacopo, avendo capito che lì c'era una grossa cosa, insomma, hanno scritto dei commenti alla Commedia. In altre parole, già i suoi contemporanei
senza le note a piedi pagina che ti spiegavano le cose, non riuscivano a star dietro a tutto. E sicuramente queste cose dei cicli, dei movimenti, dei cicli lunari, solari, anche loro avevano bisogno di uno che ti prendesse per mano e ti aiutasse a capire. Certamente Dante comunque il cielo lo osservava, perché le descrizioni che ci sono nella Divina Commedia sono magnifiche letterariamente innanzitutto, però si capisce che Dante aveva veramente osservato attentamente il cielo, sapeva di che colore erano le stelle, di come si presentavano i pianeti, a che ore è possibile vedere i pianeti, per esempio, interni all'orbita della Terra, e sa che non si possono vedere in piena notte. Cioè, ci sono tantissime nozioni che sono validissime anche oggi. Io tornerei adesso a un momento da Marco Ciardi, per domandargli, collegandomi a questo discorso di astronomia ed astrologia, domandargli se pensa che tutti noi in fondo continuiamo un po' a essere superstiziosi, se la superstizione sia in qualche modo connaturata all'animo umano, cioè se non possiamo fare a meno di qualche stupida credenza. E forse su questo abbiamo anche un... vero o no? Sì, ti sto guardando intensamente per avere un tuo consenso, ingegnere Agliotti. Sembra quasi stregoneria. No, ti sto trasmettendo il mio pensiero. Il pensiero è arrivato ed è vero, abbiamo un sondaggio per il pubblico proprio su questo tema, quindi forse è il momento di proporlo. Eccolo qui, la domanda è molto semplice: sei superstizioso o superstiziosa? Possibilità di risposta sì oppure no. Quindi A è il sì e B è il no. E possiamo anche andare a vedere subito come si compone questa torta fatta di due fette e quanto sono grandi le due fette. Cosa dobbiamo aspettarci, Piero? Beh, c'è un 25-30%, 25 insomma. Sì, dato diciamo, che è una torta, io mi mangio il no. Però sono quei sondaggi naturalmente di cui bisognerebbe fare delle correzioni enormi, perché la spinta fortissima è come quando chiedi: tu sei una brava persona o sei un furfante? Se no, 100% tutti brave persone. Beh, certo, sì. E poi non è un campione forse molto rappresentativo il nostro, perché è il pubblico di Giovedì Scienza. Però c'è subito, io lo proporrei subito, un secondo sondaggio e qui forse risolviamo in parte il dubbio di Alessandro Barbero. Il secondo sondaggio è il seguente: nelle occasioni speciali come esami, appuntamenti, gare sportive, perché le fa, seguite qualche rituale porta fortuna, tipo mettere sempre gli stessi vestiti oppure fare sempre gli stessi gesti? Gli astronauti, i cosmonauti anzi, sovietici, avevano qualche gesto scaramantico? Anche diciamo. Anche gli astronauti. Almeno quelli che ho conosciuto, sì. E qui di nuovo, le possibilità sono sì o no, e vediamo come si compone la torta. E c'è uno sbilanciamento, cioè qualcuno dei no di prima è diventato un sì, mi pare di capire, perché siamo passati dal 25%, insomma, un 5% in più. Sì, chissà però... se si sono ricreduti, poi bisognerà anche chiedere perché di questi gesti e qual è il loro intento, sì. Se sono gesti che si fanno per gioco, per scherzo, oppure perché io non sono superstizioso, ma non si sa mai. Beh, c'è la storia di Niels Bohr, fisico teorico importantissimo, che teneva un ferro di cavallo sulla porta, appeso sopra la porta d'ingresso del suo studio. Che è anche pericoloso, tra l'altro. Che anche se poi uno è sfortunato può fare male. E allora pare che uno, un altro fisico ovviamente, perché chi andava lì da Bohr, se non dei fisici teorici di primissimo livello, e un altro gli chiese: scusa, ma tu credi a quella cosa? Dice: no, assolutamente, ma funziona lo stesso. Cioè, quindi alla fine no. Va bene. Bohr era sempre anche quello che diceva: è molto difficile fare previsioni, specialmente sul futuro. Quindi era anche molto divertente come personaggio. Non è così noioso come sembra nella sua fisica. Allora, la superstizione è insita nella natura umana, Marco Ciardi, e cosa ci dici di questi sondaggi? Allora, intanto, riprendendo un attimo il discorso che abbiamo sviluppato prima, cioè io credo sia importante ribadire che quando parliamo di astrologia, di alchimia, addirittura dello stesso creazionismo, con
commettiamo un grave errore se le consideriamo forme di irrazionalità. In realtà sono appunto forme di una particolare razionalità a cui poi la scienza moderna, da Galileo in poi, proverà a presentare, ad opporre, a presentare un altro modello, no? Di cui poi magari parleremo successivamente. C'è un modello che permetta di capire quando appunto si sta parlando di veleno e quando invece si sta parlando di malocchio, e cosa significa parlare di veleno o di malocchio. Questo è un punto importante. Scusa l'interruzione, ma siamo noi che siamo in grado di stabilire questa differenza? Ma se ci spostiamo nel tempo in cui queste credenze erano veramente molto diffuse, e quindi teniamo conto di quel contesto, come stanno le cose? No, ma nel senso che in quel contesto, quello che volevo dire è che l'astrologia è un tentativo razionale di dare una spiegazione appunto dell'universo, del cosmo, e non quello che diciamo noi potremmo pensare. Sì, però anche lì, giustamente, no? Ho capito, ti avevo un po' frainteso. No, figurati, siamo poi a distanza, magari e poi è normale, no? In una conversazione, figurati, non c'è alcun problema. Però, per esempio, guardando i sondaggi, io tenderei a interpretarli in questo modo, naturalmente in una maniera così molto generica, però se consideriamo che il pubblico che ci sta seguendo abbia un certo tipo già di formazione e orientamento, e che diciamo e che la maggioranza non sia fatta da complottisti o praticanti di rituali di stregoneria o cose di questo genere, che se ci fossero io inviterei, diciamo, a partecipare alla discussione perché sarebbe interessante, quel sì secondo me indica la consapevolezza da parte di questi nostri ascoltatori che in realtà tutti noi siamo sempre soggetti a superstizioni. Cioè quel sì non indica una vera e propria superstizione come noi la intenderemo, ma indica la consapevolezza, e questa è anche la risposta alla tua domanda. Cioè noi oggi sappiamo dalla psicologia cognitiva, dalla biologia evoluzionistica, da tanti studi, che prima di tutto il nostro cervello non è una macchina perfetta, che continuamente tutti noi siamo soggetti a pregiudizi di tutti i tipi. Anche ora, mentre io sto parlando, anche mentre ora noi stiamo parlando, siamo comunque soggetti a pregiudizi. Quindi, per esempio, in partenza siamo tutti razzisti. Anche se noi ci convinciamo di non esserlo, c'è sempre un momento in cui poi magari una certa nostra caratteristica viene fuori, e quindi anche in questo senso, anche se noi pensiamo di non essere superstiziosi, poi magari ci sono dei momenti in cui questa nostra superstizione emerge. La scienza moderna nasce proprio sulla consapevolezza di questo, e quindi l'idea della scienza moderna è quella di trovare un metodo per affrontare la conoscenza, non che elimini, ma che riduca al minimo i nostri pregiudizi, le nostre, diciamo, difficoltà, le nostre superstizioni. È un errore che ha fatto la cultura positivista poi nel corso dell'Ottocento, è pensare che superstizioni, credenze, cose di questo tipo sarebbero poi scomparse semplicemente aumentando le dosi di conoscenza scientifica. E non è così semplice, perché bisogna lavorare su altri aspetti, secondo me. E poi, se posso aggiungere una cosa, io conosco amici che quando la loro squadra di calcio era in vantaggio non hanno cambiato posizione tipo per 65 minuti, 70, ecco, perché non si doveva interrompere l'incantesimo. C'è da sperare forse che segni tardi. Forse l'ho fatta anch'io, qualche volta.
Beh, io se ci fosse una torta per rispondere sei tifoso o no, io sarei nel no. Ma quindi non vi seguo molto in questa cosa, ma mi rendo conto che avete assolutamente ragione. A proposito sempre di superstizioni, una spettatrice Prisca ci dice: ho comprato i Fabliò tradotti dal professor Barbero, convinta che mi avrebbero portato fortuna in un'occasione particolare. Poi non specifica se è andata bene o meno, però dice: non è vero, ma ci credo. Cioè, a proposito. Perché quella è la cosa interessante, come è andata poi? Vabbè, no, se no, se vuole scriverci. No, no, è meglio di no. Se fosse andata male, meglio non dirlo. Esatto. Va bene, perché poi tanta gente ci crede, no? Alle, cioè molti però hanno, se è andata bene, molti, tutti a comprare. Molti hanno letto la novella del Verga, molti hanno visto il film di Totò, quindi poi chissà che cosa nascerebbe, quale leggenda metropolitana su Barbero se per caso non fosse andata come tutti pensiamo e siamo sicuri che sia andata. È andata. No, sicuramente. Se no non avrebbe scritto Prisca se non fosse andata. Giusto, dai. Ci mancherebbe altro. Quindi no, è interessante Marco Ciardi quello che ci hai detto sulla superstizione, su come tutti noi siamo un po', hai fatto l'esempio addirittura del razzismo, come tutti noi, pur negandolo nel modo più assoluto, alla fine un poco siamo prigionieri, no? di questa dimensione superstiziosa. Ma allora ti faccio la domanda delle 100 pistole. Può venire un tempo in cui la nostra scienza e persino il metodo, questa è la domanda da 200 pistole, persino il metodo potrà essere visto dai nostri lontani posteri come una superstizione che ha spiegazioni nel contesto in cui noi ci troviamo? Allora, siccome siamo qui a chiacchierare in maniera amichevole, diciamo anche come è giusto che sia le cose in maniera molto semplice. Io penso che ci siano dei valori della modernità che poi sono anche quelli che sono stati portati nella modernità dalla prima scienza moderna, perché poi anche quando si parla di scienza, no, parliamo come se fosse un blocco indistinto dall'antichità fino ai giorni nostri. E io penso sempre a quel periodo che va, diciamo, da Galileo fino a Kant, e quindi insomma il mio, diciamo, preferenze per l'illuminismo viene sempre fuori, però insomma valori come l'uguaglianza dell'intelligenza, il diritto naturale, la diffusione della cultura e quelli che oggi chiamiamo i diritti umani, trovo difficile che possano essere valori poi cioè sicuramente possono essere dimenticati, possono essere perduti, no? Perché sono valori che sono stati conquistati nel giro di alcuni secoli, e appunto i valori della scienza moderna nascono in contrapposizione a quello che, diciamo, Galileo e altri pensavano che fosse il pensiero magico, e quindi pensavano che il pensiero magico fosse sapere per pochi, un sapere individuale che si ottiene solo attraverso intuizioni, illuminazioni, mentre la scienza moderna contrappone a questo appunto comunità scientifica, condivisione delle conoscenze, uguaglianza delle intelligenze. E ecco, diciamo, se qualcuno mi dimostra che questi valori, questo, guardate, secondo me, insomma, tutto sommato lo diceva anche Ernesto De Martino, insomma, no, l'antropologo, per quanto io possa poi comprendere, no, le diversità di culture e di comportamenti, insomma, ci sono delle scelte che dobbiamo compiere. Quindi bisogna che qualcuno mi dimostri che la difesa dei diritti umani è qualcosa che vale meno della non difesa dei diritti umani. Ecco. Sì, questo è un messaggio molto importante che hai dato a noi, al pubblico. E penso anch'io che quando si parla di valori si sia arrivati ad alcuni punti fermi che possiamo dimenticare, che possiamo oscurare, è successo, ma che comunque sono punti fermi che verranno comunque mantenuti o almeno ritrovati. Il metodo scientifico, io credo, voglio credere, che faccia parte di questi valori. Tu sei d'accordo, Marco? Sì,
Sì, sì, ecco, bisogna questo. Intendersi su cosa è il metodo scientifico. Quello perché... è complicatissimo, però, però tutti noi non sappiamo dire cos'è, ma abbiamo in mente che cos'è, no? Credo. Sì. Però come tu sai, no, io insisto molto sul fatto che spesso noi a scuola non spieghiamo cos'è questo metodo scientifico. È uno degli argomenti del tuo libro, è uno degli argomenti più forti, ed è anche un argomento di Piero Angela, che continuamente mi ripete, sai, a scuola ci insegnano tante cose, tante nozioni, ma non ci spiegano la cosa più importante, cioè il metodo che c'è dietro. È vero, cioè, lo danno per sottinteso, ma è la vera cosa importante invece quella, perché è lo strumento con cui poi noi ci possiamo muovere nel mondo senza cascare in trappole e inganni vari. Ritorno al professor Barbero per domandargli qual è la vera epoca della stregoneria. Ma in realtà la stregoneria, come dire, forse la nostra epoca è l'unica che non è tutto sommato un'epoca in cui la stregoneria sia così importante. Se poi parliamo dell'epoca della caccia alle streghe, e lo farò subito, allora è un altro discorso. Ma la stregoneria c'è sempre stata, a tutti i livelli, voglio dire, in tutte le società di cui noi abbiamo qualche nozione ci sono l'idea del malocchio, l'incantesimo, il talismano, che poi appunto magari si confondono anche con le erbe che fanno bene o che fanno male, però ti fanno bene anche se le porti al collo, non devi per forza mandarle giù, no? Ecco, in tutte le società c'è l'idea, mi è morta la vacca, che perché è morta all'improvviso? Non sarà mica quella vecchiaccia che abita qui accanto, che è gelosa, che aveva litigato l'altro giorno? Ecco, questo succede dappertutto. E nella nostra civiltà occidentale già i greci e i romani sviluppano questa cosa pensando che ci sono appunto donne che hanno poteri magici, che volano, unguenti che ti trasformano in animali, tutti credevano in queste cose. E gli archeologi che scavano appunto le città antiche trovano bamboline trafitte da spilli e così via. L'unica cosa è che questa dimensione della realtà non era centrale, non era un'ossessione quasi per nessuno, appunto. E che quando succedeva magari in un paesino sperduto che gli abitanti, convinti che la vecchietta era una strega, la ammazzavano, le autorità normalmente intervenivano dicendo ma queste cose non si fanno. In particolare nel Medioevo cristiano, al tempo di Carlo Magno, Carlo Magno fa una legge dicendo abbiamo convertito i sassoni al cristianesimo. Adesso sassoni, adesso che siete cristiani, basta, non voglio più sentir dire che avete ammazzato una vecchietta, ve la siete mangiata credendo che lei invece appunto si trasforma. Ecco, non dovete farlo, sono cose da pagani. Come si arriva alla caccia alle streghe invece? È proprio una trasformazione impressionante che investe le élite del mondo cristiano in un momento in cui ormai la società medievale è molto evoluta, molto sofisticata, proprio dall'epoca di Dante in poi. Dall'epoca di Dante in poi, così come succedono altre cose sgradevoli, cioè in quel mondo che è diventato, lo ripeto, molto più ricco, più prospero, più colto, però cominciano a perseguitare gli ebrei, per esempio. Cominciano a espellerli, nascono forme appunto di discriminazione che prima in un medioevo più semplice e più barbaro non c'erano. E allo stesso modo nel coltissimo XIV secolo gli intellettuali e gli ecclesiastici e i re si convincono che dopo tutto le streghe ci sono davvero. Cioè non sono superstizioni dei poveretti e non solo ci sono, ma ci sono perché hanno fatto un patto col diavolo, questa è l'altra novità. Prima magari, certo, uno poteva dire ma io ci credo che la vecchietta può fare il malocchio. Perché? Boh, non importa. Invece qui nasce una teoria compatta per cui si dicono ci sono queste persone che hanno questi poteri, quasi solo donne, ma anche uomini in certi casi. Il discorso del perché la caccia alle streghe si concentra sulle donne è un grosso problema ed è legato alle questioni di cui trattava Marco Ciardi nel suo primo intervento, ma è complessa comunque la faccenda, non è che si possa solo dire che siccome erano appunto una società maschilista se la prendevano con le donne, è difficile capire questi meccanismi in realtà. Fatto sta che il punto cruciale è che loro si dicono, guarda, è in corso un'offensiva del diavolo. Il diavolo è una cosa nuova, lo dicono, prima non era così, ma nella nostra epoca il diavolo convince tante poverette e alcuni poveretti maschi e questi accettano da lui dei poteri magici, sono gente pericolosa,
bisogna cercarle queste persone, bisogna cercarle, bisogna trovarle e bisogna toglierle di mezzo. E comincia quindi la caccia alle streghe nel tardo medioevo, il 300 è già secolo in cui appunto di streghe si parla, e poi cresce. L'ossessione per cui la stregoneria diventa un'occupazione principale dei tribunali, ecco, e non solo quelli ecclesiastici, non solo l'Inquisizione, perché anche nei paesi protestanti c'è la caccia alle streghe nel 500, nel 600, anzi, secondo molti, più intensa, hanno bruciato più donne, insomma, nei paesi protestanti che in quelli cattolici. E bruciano streghe mentre Michelangelo dipinge la Cappella Sistina, e bruciano streghe mentre Galileo inventa il cannocchiale. Più di quanto non succedesse appunto alla fine del Medioevo, quando questo fenomeno comincia. Quindi 400, 500, 600. Poi a fine 600 c'è un'altra di quelle trasformazioni della mentalità che noi studiamo senza ben capire da dove nascono. Nel giro di una generazione, magistrati, intellettuali, ecclesiastici si dicono: ma forse non è mica vero, ma forse ci siamo sbagliati, ma forse abbiamo esagerato. E rapidamente il fenomeno scompare. E fiorisce l'illuminismo poi. E l'illuminismo nasce certamente in questo brodo di cultura, dopodiché nel giro di due o tre generazioni gli illuministi ormai dicono non solo si erano sbagliati, ma è la prova che erano degli analfabeti una volta, di come erano ignoranti, di come erano irrazionali. Il momento eccezionale è proprio quello in cui invece la gente, che fino a un attimo prima ha istruito processi alle streghe, comincia ad avere dei dubbi. Ecco, come si può distinguere anche dal punto di vista delle definizioni, la caccia all'eretico, sto pensando al rogo di Giordano Bruno, per esempio, e in Piazza dei Fiori, cos'era, il 1600? Campo dei Fiori, 1600. Campo dei Fiori, sì. 1600. E incomincia male quel secolo, effettivamente. Dicevo, come distinguiamo questi roghi a eretici, tra virgolette, a persone ritenute eretiche, e i roghi delle streghe? C'è una similitudine, c'è un'affinità? L'eretico è di per sé cattivo, immagino. Quindi sì, c'è un'affinità strettissima, nel senso che ci sono dei nemici. Il dovere della Chiesa e dello Stato, che dà una mano, naturalmente, perché accetta che in certe cose la Chiesa chiede e le autorità devono aiutarlo, ovviamente. Il dovere della Chiesa è, come dire, di liberare la società cristiana, che deve condurre alla salvezza, dai nemici nascosti. E i nemici nascosti possono essere tanto i predicatori clandestini, che riuniscono un po' di gente appunto di notte a casa di uno e cominciano a dire: ma tu ci credi a quello che dice il parroco? Ma tu ci credi? Non è vero, non esiste il purgatorio, non esistono i santi. Ecco, questi bisogna trovarli. E allo stesso modo, quando si convincono che ci sono questi altri nemici nascosti, diversi, è un'altra cosa. Quelle che hanno fatto il patto col diavolo, che fanno gli incantesimi. Allora, loro hanno messo in piedi alla fine del Medioevo una struttura che ha il compito di cercare i nemici nascosti, e che è l'Inquisizione. Dopodiché l'Inquisizione è una struttura ramificata, efficace, gestita da competenti, in gamba, con grandi risorse, che ha il compito di andare a cercarli. E quindi va a cercare gli eretici, e quando dicono: guarda che ci sono anche le streghe, e l'inquisitore, va bene, mandatemi le pratiche e io mi occupo anche di quello. I paesi protestanti, come dicevo, l'Inquisizione la aboliscono, ma lì sono i tribunali civili che si preoccupano di cercare le streghe, e all'occasione anche di bruciare qualche eretico, perché anche nella Ginevra di Calvino c'è qualcuno che a un certo punto va al rogo per eresia. Ma a proposito di caccia alle streghe, c'è una domanda di Davide per il professor Barbero, direi, che ci chiede quanti, o meglio quante, tra le donne condannate per stregoneria credevano davvero di avere qualche dote magica, quindi si credevano streghe davvero, e quante invece confessavano magari senza in realtà aver mai... Questo fa parte di quella grossa zona grigia di ambiguità che esiste su questo fenomeno. Quante, ovviamente, nessuno lo può dire, anche se noi abbiamo tanti verbali di processi, e in certi casi vedi benissimo che in realtà sono gli inquirenti che hanno finito per mettere in bocca alle donne le cose che loro avevano già in testa.
Però in tanti altri casi invece hai l'impressione che, come dire, delle cose le facevano. Perché appunto nel momento in cui la brava gente è tutta convinta che esistono il malocchio, che gli incantesimi funzionano, che le pozioni funzionano, che se non riesco a fare l'amore con mia moglie è perché qualcuno mi ha fatto la fattura, e allora devo andare a cercare una che mi faccia la controfattura, e al paese la trovo una che si dice che queste cose le conosce, ed è lei, mi dà una bella pozione e si fa anche pagare. Quindi no, è chiaro che è una dimensione della vita che esisteva. È uno dei rari casi in cui uno fa prima la fattura e poi si fa pagare. Esattamente, esattamente. Questo che ascoltavo adesso dal professor Valvero mi faceva venire in mente che la stessa madre di Keplero ha corso il rischio di essere, non so se proprio messa al rogo, ma comunque incarcerata sicuramente, perché si riteneva avesse fatto una fattura con erbe, e quindi era esattamente nella cultura del tempo tutto questo. E Giovanni Keplero, il figlio, ha dedicato anni della sua vita proprio a scrivere delle memorie per dire che la madre era innocente, ma con argomenti razionali contro argomenti, chiamiamoli così, razionali. Cioè era realmente un dibattimento tra avvocati, no? Si può dire. Sì. No? E fra l'altro lei è accusata da un'altra donna. Sempre a proposito del fatto che in realtà, siccome ci credono tutti, non è che sono gli uomini contro le donne. Una donna che aveva litigato con la mamma di Keplero, poi è stata malata, fai 2 più 2. È evidente. Certo. Marco Ciardi, io ti porterei adesso su un argomento torinese, e quindi lo devo un pochettino richiamare perché non è detto che tu sia aggiornato sui miti, sulle leggende della mia città. Ma qui è molto famoso ancora adesso il dottor Roll. Il dottor Roll faceva degli esperimenti, la parola è sua, degli esperimenti che mettevano in luce i suoi poteri paranormali. E questi esperimenti io non li ho mai visti, non sono mai stato a un incontro con il professor Roll, però ho conosciuto moltissime persone che c'erano state e mi raccontano queste persone che erano veramente molto impressionanti questi esperimenti del dottor Roll, tipo pensare una parola che di solito era sconcia e il giorno dopo dover chiamare gli imbianchini per pulire le pareti dopo questa parola era stata scritta, cose di questo tipo. Io poi, questa me l'ha proprio raccontato un amico fidato e altri amici anche fidati, uno cattedratico è stato a lungo nell'università di Napoli, mi raccontava assolutamente delle cose mirabolanti del Roll, non proprio questa, ma però indovinare il pensiero, indovinare quale parola c'era in una certa pagina di un libro scelto a caso, ecco, queste cose gli venivano attribuite. E ricorderò anche però che Piero Angela gli chiese una volta quando faceva il suo programma Viaggio nel Paranormale, gli chiese di essere filmato mentre faceva queste magie, che lui non chiamava magie ma esperimenti, però di fronte a un mago vero, a un mago che si dichiara tale e che quindi conosce bene i trucchi. Quello che successe è che Roll si rifiutò, perché disse che se c'è una persona scettica davanti ai suoi esperimenti, gli esperimenti non riescono e lui perde i poteri, gli esperimenti non riescono. Ecco, allora la domanda è, la parola esperimenti viene dalla scienza evidentemente, Marco, e la pseudoscienza si alimenta di pensiero magico, e che cosa dici di questo utilizzo, di questo camuffamento della scienza nella magia? Allora, intanto in relazione a quello che hai detto, è bene precisare che uno dei valori della scienza moderna è che la testimonianza individuale non ha nessun valore, così come non ha nessun valore il cosiddetto principio di autorità, perché dovremmo fidarci della testimonianza di qualcuno o dell'autorità di un grande autore del passato, come diceva Galileo, che peraltro riteneva Aristotele un grandissimo, ma non era quello il punto.
appunto non era quello che aveva detto Aristotele, ma quello che poteva essere verificato sulla base dell'avanzamento delle conoscenze. E, sicuramente questo aspetto, ad esempio, è molto presente quando nasce proprio un fenomeno specifico da cui poi derivano anche come eredità le cose che tu hai detto, cioè lo spiritismo. Lo spiritismo è un vero e proprio fenomeno che nasce alla metà dell'Ottocento negli Stati Uniti e poi si diffonde in tutta l'Europa. È quello delle sedute spiritiche, dei tavolini che si muovono e di quei fenomeni che conosciamo. E un fenomeno, tra l'altro, studiato da tantissimi scienziati. Sono scienziati di primo piano che iniziano a studiare questi fenomeni. Da William Crookes a Pierre Curie, il marito di Marie Curie, nessuno si aspetterebbe di vedere che Pierre Curie era sostanzialmente convinto. Allora, a questo punto si ritorna al discorso della testimonianza. Una delle cose, no, tu hai citato, no, persone che conosci, no, che hanno sicuramente persone stimabili, di una moralità ineccepibile, che non sono persone appunto che raccontano delle frottole. E questo non significa niente, perché noi sappiamo, ritornando al discorso prima degli studi di psicologia cognitiva, che tutti noi commettiamo continuamente errori di valutazione e lo facciamo in tutta buona fede. Cioè, per prendere delle cantonate non c'è bisogno appunto di essere truffati da qualcuno, le prendiamo tranquillamente da soli, perché appunto il nostro cervello non è in grado di distinguere dei fenomeni particolari, a meno che non si sia specialisti di quel particolare genere di fenomeni. Allora, per esempio, nell'Ottocento, no, cosa succedeva? Che anche William Crookes o Pierre Curie dicevano: ma questo episodio me l'ha riferito il conte di... cioè una persona assolutamente onesta, e questo purtroppo non conta assolutamente niente. Per questo la scienza moderna nasce dalla appunto volontà di limitare questi nostri errori. Dopodiché tutto diventa più complicato, perché poi certe persone si rifiutano di essere, cioè quello che tu hai detto, Roy, che si rifiuta di sottoporsi a un esperimento, come si dice, in condizioni controllate, viola uno dei principi basilari del metodo scientifico, cioè che la verifica non deve essere fatta in certe condizioni e non si può basare semplicemente su una testimonianza di tipo individuale. Rifiutandosi di fare questo, si entra in quella che noi definiamo pseudoscienza, perché appunto la pseudoscienza è quella cosa che vuole assomigliare alla scienza, però rifiuta le regole del metodo scientifico. Se ci deve essere un'analogia col pensiero magico inteso in questo senso, è proprio quello della individualità della conoscenza, cioè dell'idea di dire che io da solo, con i miei mezzi, posso avere un'intuizione che solo io riesco a raggiungere e tutti gli altri la devono accettare. E non funziona così. Si capisce che c'è un collegamento forte con lo sviluppo del pensiero democratico in questo senso. Certo, e quello che ci hai detto è molto importante, cioè la testimonianza di qualsiasi persona, anche la più seria e attendibile,
da sola non certifica un dato scientifico. È evidente che invece è l'insieme della comunità scientifica, la ripetibilità indipendente degli esperimenti che ci consente quantomeno di avvicinare un risultato vero, comunque di acquisire un dato su cui vale la pena davvero di discutere. E devo dire... No, ti volevo lasciare finire, ma volevo anche dire che volevo chiedere una cosa a Marco, e quindi se ti ho interrotto subito, a questo punto. Subito. No, premessa, quando hai cominciato a parlare di testimonianza, ho pensato al ruolo fondamentale che le testimonianze hanno tuttora di fronte alla magistratura, no? Nei processi. E allora, è chiaro che se il discorso è non bisogna credere all'autorità e quindi non bisogna dire ah, ma questa cosa me l'ha raccontata appunto una persona di cui mi fido, fin qua non ci sono grandi problemi. Già nel Medioevo i giudici, quando interrogavano dei testimoni, avevano imparato a distinguere molto chiaramente. Dice: sai, io so questa cosa. Dice: ma la sai perché c'eri tu o la sai perché te l'hanno raccontata? Era chiarissimo che si trattava di due testimonianze di valore diverso. Però mi sembra che quello che Marco ci ha detto voglia dire in realtà che anche quando il discorso non è me l'ha riferito qualcuno, anche quando il discorso è io l'ho visto con i miei occhi, Marco ha detto se è una sola persona che dice che l'ha visto non vale niente. Scientificamente, ma forse non dovrebbe valere niente neanche durante un processo. Quello che mi chiedevo era se chi in campo scientifico si preoccupa di questo, lavora appunto sul concetto della validità della testimonianza, ha un qualche rapporto per esempio con il mondo dei giuristi, e se i giuristi sono consapevoli di questi problemi o come a volte invece sembra non ne sono affatto consapevoli in realtà. Questo è molto importante, sì, perché sappiamo quante testimonianze vengono assunte come buone e poi invece si scopre che non lo erano, e chi ha testimoniato era in perfetta buona fede nell'affermare il falso. E quindi ci sono stati moltissimi processi, per esempio anche per violenze su bambini, eccetera, in America. Ecco, cosa ci dici a proposito di questa domanda del professor Barbero? Sì, è un problema cruciale sul quale secondo me dovremmo cercare di lavorare maggiormente, perché per la mia esperienza dei rapporti tra scienza e giurisprudenza c'è ancora molto 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 da lavorare su questo aspetto. Tra l'altro è interessante vedere storicamente come ci siano delle relazioni tra, diciamo, costruzione della prova scientifica e costruzione anche della prova giuridica. Mi sembra che si sia un po' persa questa cosa, e la vediamo a più livelli, nel senso che sono d'accordissimo sul fatto che spesso, diciamo, insomma, qui si aprirebbe un capitolo ovviamente anche molto complesso anche per le nostre competenze, però insomma, a volte le testimonianze individuali sono state utilizzate, insomma, vengono utilizzate con molta disinvoltura, mi sembra. Poi abbiamo un altro problema, e cioè pensiamo anche ai casi recenti di cronaca, no? Che conosciamo bene, no? Il più recente è il caso Stamina. Insomma, a volte, diciamo, chi opera nel campo della giurisprudenza non sempre fa riferimento ai migliori risultati che provengono dalla comunità scientifica, e quindi insomma anche tutto questo ambito andrebbe... Io ai miei studenti consiglio sempre di far vedere un film in italiano, è La parola ai giurati, bellissimo film con Henry Fonda e Sidney Lumet, che è proprio un film che si basa su come, diciamo, una testimonianza, come facilmente si possa, diciamo, mettere sotto accusa una persona sulla base di una testimonianza generica, mentre le cose non stanno affatto così. Quindi sì, io ho provato anche un po' appunto a occuparmene, ma ci sarebbe molto, secondo me, ecco, andrebbe incentivato molto un rapporto di collaborazione più stretta proprio su questi fondamenti tra scienza e giurisprudenza. Sì. Poi tu che ti occupi di meccanismi cognitivi, vorrei che
magari ci dicessi una parola o riflettessi su questo fatto, che tutte le nostre, noi viviamo in differita, tutte le nostre, i nostri atti volontari in realtà risultano, il famoso esperimento di Libet, risultano decisi almeno quasi un secondo prima, 8 decimi di secondo prima che noi ne prendiamo conoscenza. Come dire, quando io premo il grilletto di una pistola, questo gesto è partito 8 decimi prima che io ne fossi consapevole, dal punto di vista cognitivo. Dicevo queste cose, ne parlavo con Zagrebelsky una volta, e lui mi disse, ma questo, e non conosceva l'esperimento, e disse, ma questo fa traballare tutta la nostra giustizia allora. È stato molto, molto colpito da questa cosa. L'esperimento di Libet ormai è vecchio, è un esperimento credo degli anni 70, ma è stato ripetuto infinite volte e c'è effettivamente questo ritardo, è un po' come il ritardo del segnale che ci arriva dai satelliti, no? La stessa cosa. E questo è effettivamente uno dei tanti aspetti problematici, no? Che ci sono nella, nella... E poi pensavo invece a Alessandro Barbero e agli storici che vivono di testimonianze. Non personali, a volte sono molto più complesse, vivete di documenti, di archivi e così via, ma anche questa documentazione può essere e deve essere, credo voi lo facciate quando, perché siete degli storici che esercitano al massimo il senso critico sui documenti, credo che anche quelli vadano sottoposti un po' a un esame sotto questo punto di vista, vero? Ma assolutamente sì, e in questo senso il parallelo con quello che fanno i magistrati, gli inquirenti, è costante, diciamo, nel nostro mestiere. Da sempre ci siamo resi conto, e mi è capitato di parlarne, che ne so, con Piercamillo Davigo, per esempio, il quale era d'accordo, cioè facciamo lo stesso mestiere. Abbiamo una serie di testimonianze, la differenza è che per il giudice il testimone in genere è sempre vivo, però anche lui lavora sulle carte e così via. E anche alcuni storici lavorano sulla storia orale, naturalmente, quando si tratta di fare la storia di vicende appunto vicine ai nostri tempi, e si tratta delle testimonianze, di riuscire a capire cosa è successo davvero. Naturalmente tanto noi storici quanto i magistrati siamo in questo un po' positivisti, cioè pensiamo che la verità esiste tutto sommato e che si può provare a scoprirla. Dopodiché noi storici in teoria sappiamo benissimo che non bisogna credere a niente di quello che ti raccontano e che quindi qualunque testimonianza, qualunque documento va vagliato, messo in dubbio. Va detto che farlo sistematicamente tutti i giorni non è facilissimo, in realtà. Viene più facile quando su un certo avvenimento tu hai 3 testimonianze diverse e i 3 dicono cose diverse l'uno dall'altro, allora ti rendi conto. Ma in moltissimi casi tu racconti una vicenda avendo un'unica fonte, e allora lì spesso effettivamente noi cediamo alla tendenza umana di dire guarda, mi racconta questa cosa, è così e io la prendo. Ma in teoria lo sappiamo che invece... Sapete, per quello che è umanamente possibile, cercate di tenerne conto. Sì, cercate di tenerne. Beh, una differenza che vedo è che nella scienza la ripetibilità del fenomeno è un elemento fondamentale, nella storia non so quanto sia possibile, nel caso dei delitti è auspicabile che non lo sia. Giusto, soprattutto la seconda che hai detto. No, però è vero, certo. Ci sono, ma guarda che anche nella fisica il Big Bang non si può replicare. E quindi anche gli astrofisici sono un po' come gli storici da questo punto di vista. E poi guarda che sfidano gli storici, perché mentre loro alla fine al massimo si occupano dei sumeri, no? Cioè, o magari un poco prima, ma questi parlano di 14 miliardi di anni fa, quindi hai voglia. Vabbè, dunque, a parte piacevolezze, io adesso ho notato che abbiamo pochissimi minuti, ancora 3 o 4 domande. Io vi pregherei, se siete d'accordo, di dare delle risposte fulminanti. Queste ultime... Non è questione di essere d'accordo, ma di essere capaci. Io non sono sempre capace, ma comunque. No, sei stato in realtà velocissimo nelle tue risposte. Allora, la prima domanda la farei al professor Barbero. Boccaccio ci sembra, leggendo il Decamerone, scettico. Tra l'altro ci fa questa descrizione all'inizio della peste che sembra il Covid, no? È una cosa straordinaria. È un po' peggio del Covid, diciamo, però. Sì. Boccaccio sembra uno scettico, sembra uno che sia iscritto al CICAP. Era così o lui credeva, come Dante, nei valori, nella religione del suo tempo?
Ma lui secondo me, ci credeva assolutamente, al di là del fatto che era un prete, ci doveva credere per lavoro, ma no, certo che ci credeva. Il problema dell'apparente, quella che a noi può sembrare l'incredulità di Boccaccio, è che noi non siamo più abituati a pensare che uno può essere assolutamente credente, convinto che c'è il paradiso, il purgatorio, l'inferno, gli angeli, il diavolo, e poi occuparsi di sesso e raccontare storie straordinarie e non avere nessuna fiducia nel clero e sapere benissimo che l'umanità e quindi anche il clero sono fatti di cialtroni che vanno avanti a tentoni, fanno un sacco di sciocchezze, è pieno di canaglie il mondo, la creazione di Dio è perfetta, ma noi esseri umani figurati, noi non siamo più abituati al fatto che si possano stare insieme queste due cose, mentre invece il Medioevo era così. Per Ciardi, professor Ciardi, gli domanderei, gli UFO sono una religione e perché gli alieni sono sempre cattivi? Tu adombri un po' il discorso religioso degli ufologi nel tuo libro. Per qualcuno sono anche una religione, però lo studio, quello che noi chiamiamo ufologia, può essere una disciplina seria, se adotta le classiche retore del metodo, appunto, e secondo me in relazione a quello che dicevamo anche prima, non c'è una sostanziale differenza appunto tra il metodo degli scienziati, il metodo degli storici o il metodo di chi fa lavoro in giurisprudenza, perché comunque simile è il modo di arrivare alla determinazione di un fatto, composizione di una prova, e quindi se l'ufologia è studiare uno strano fenomeno che noi abbiamo iniziato a vedere che riscontrarsi in massa dal 1947 in poi, in sostanza essere ufologi non significa credere negli alieni, quelli seri, come a Torino ce ne sono, no? Certo, gli amici del nostro centro di studi ufologici di Torino. Sono degli scettici da questo punto di vista sostanzialmente, ora non mi permetto di parlare a nome loro, ma hanno un approccio serio, quindi non affanno l'associazione UFO. Credo che tu stia pensando a Toselli, che sicuramente corrisponde, esatto, a quello che tu stai descrivendo, esatto. Ti dirò che una volta io ero con lui in un dibattito televisivo alla RAI e ero arrivato molto caricato contro gli ufologi e mi hanno contrapposto Toselli e io l'ho aggredito perché ritenevo che fosse uno, appunto, un adepto, no, dell'ufologia, di quelli religiosi, e poi invece ho scoperto che era più scettico di me, e quindi capitano, certo, anche queste cose. Poi proprio al volo per rispondere alla seconda parte della sua domanda, io consiglio sempre di leggere un capolavoro che è La guerra dei mondi di Wells. Lui ci parla degli alieni che vengono da Marte, ma lo dice, in realtà sta parlando della cultura del suo tempo, sta parlando degli inglesi che stanno colonizzando il mondo, ecco, da un certo punto di vista. Poi gli alieni sempre cattivi è perché l'alieno è diventato il prototipo dell'identificazione del nemico. Sì. E quindi dietro l'alieno ci stanno di volta in volta i comunisti per gli americani, che ne so, l'invasione degli ultracorpi o a seconda dei periodi storici, ecco. Quello però, io proprio una battuta vorrei dire, è che noi non ci rendiamo conto di quanti, diciamo, alieni, no? Noi tutti i giorni, da tanti alieni da cui siamo circondati e che noi trattiamo come alieni, ma sono anche a poche centinaia di chilometri da noi, quindi questo non va mai dimenticato. Certo. Noi cerchiamo gli alieni nello spazio e invece non ci accorgiamo che molti li stiamo creando sul nostro pianeta, ecco, sostanzialmente. Ti ruberò questa riflessione perché sto scrivendo un libro sull'uomo nello spazio e questa è una riflessione che forse andrebbe fatta, sì. Bene, io allora adesso qui taglio due o tre domande e ne faccio una soltanto perché siamo veramente alla fine del nostro tempo e la faccio allora a questo punto a entrambi. Visto che Marco Ciardi in fondo già in qualche modo si metteva su questa linea di pensiero, la domanda è questa, dare prima la parola a lui, la domanda è questa,
il complottismo, questo grande vecchio, questo nemico che ci creiamo, no? Il comunista per gli americani, il capitalista per il russo, il sovietico per meglio dire, perché adesso non si sa bene che cosa sia la Russia, no? Probabilmente il capitalismo è idolatrato attualmente in Russia come in Cina, salvo poi far convivere come nel Medioevo il diavolo e l'acqua santa, no? E questo lo stiamo vedendo sotto i nostri occhi. Ecco, io domanderei a entrambi se questo complottismo, questa spectre, no? Se questo grande vecchio, se i poteri forti ci sono sempre stati e se ci sono ancora, e quanto di tutto questo è stregoneria. Magari lo sapessimo, dice Barbero. Marco. Sicuramente l'attitudine, diciamo, essendo parte di noi, il ragionamento complottista è parte di noi, cioè avere continuamente dei dubbi è qualcosa di lecito, no? È anche ciò che muove la scienza. Il problema è che il complottismo poi non accetta un modo di condividere le conoscenze per arrivare a dei risultati. E quindi si resta dentro il pensiero, chiamiamolo pseudoscientifico, un po' individuale, e quindi continuerà ad esistere, è sempre esistito e continuerà ad esistere, e quello che noi possiamo è cercare di limitare i danni grazie all'educazione e alla diffusione del pensiero critico. Io dico sempre che noi spesso ci lamentiamo della nostra situazione attuale, ma le cose potrebbero andare molto peggio. Sì. Senti, tu parlavi prima dell'Unione Sovietica. Io chiudo ricordando questa cosa, che mentre tutta la fantascienza occidentale, essenzialmente americana, ha costruito l'immagine appunto dell'alieno cattivo, vabbè, si comincia con Wells e forse anche già prima, ma quella che noi abbiamo più familiare nel cinema, nei grandi racconti e romanzi di fantascienza del Novecento, è lì sostanzialmente uno dei grandi temi è lo scontro con l'alieno malvagio. E invece la fantascienza sovietica, programmaticamente, in quanto asservita a un'ideologia, in quel caso l'ideologia diceva: non dobbiamo dare l'impressione che l'universo è fatto di nemici che si combattono. Come i proletari di tutto il mondo devono unirsi, così gli alieni di tutto il mondo devono unirsi. La fantascienza sovietica, che era una grande letteratura peraltro, anche se poco tradotta, poco conosciuta, ma sostanzialmente non aveva il tema del noi ci scontriamo contro gli alieni. E quindi insomma anche lì era uno dei casi in cui due diverse ideologie possono forzare in direzioni opposte, quella che, come diceva giustamente Marco Ciardi, è comunque poi la tendenza nostra naturale a essere razzisti, a avere paura del diverso e così via. Erano più che altro alienin. Signore Dio. C'era ancora un sondaggio. C'era un sondaggio che non facciamo in tempo, aprirebbe mille discorsi successivi, forse. Piace un po'. Vogliamo proporlo? Proponiamo. Di corsa. Di corsa. È un sondaggio che si riallaccia a quanto detto prima da Marco Ciardi a proposito del distinguere in sostanza quello che è scienza e quello che è pseudoscienza, ma andando un po' più nel dettaglio. Come noi, come pubblico, valutiamo l'attendibilità di una notizia scientifica? E se, insomma, questo è il sondaggio, questa è la domanda. Quindi se ci fidiamo, risposta A, perché proviene magari da una rivista o da un giornalista che noi seguiamo e che giudichiamo attendibile. Oppure ci fidiamo, e sottolineo ci fidiamo, perché è confermata da uno scienziato che si ritiene attendibile. Qua c'è quel principio di autorità di cui si parlava prima. O ancora, risposta C, andiamo a cercare l'articolo scientifico originale, non so quanti saranno. E risposta D, mi fido solo dopo il confronto tra diverse fonti. Quindi questo è il sondaggio, vediamo come si compone questa torta, che sarà un po' più articolata delle altre. Beh, abbiamo un pubblico insomma che va alla ricerca delle fonti o comunque della fonte originale o comunque ne cerca diverse. Però anche qui si capiva dall'inizio che fai più bella figura se vai verso la C o la D, Cioè, i sondaggi... Beh, noi volevamo finire in bellezza e dimostrare che ci siamo riusciti. Beh, diciamo anche che il nostro pubblico è abbastanza speciale è un campione particolare. Sì, sono tutti campioni e soprattutto poi li coltiviamo da circa
35 anni, no? Quindi è chiaro che insomma abbiamo un pubblico molto, molto preparato. Difatti diventa sempre più difficile fare Giovedì Scesa per questo pubblico. Io vi darei ancora una piccola notizia, poi ringrazio gli ospiti. La notizia è questa, che c'è una coda di Giovedì Scienza che sarà il 6 maggio, che è un giovedì per l'appunto, sempre alle 17.45, ci sarà un Giovedì Scienza dedicato alla scuola. Ma che tipo di Giovedì Scienza? Un Giovedì Scienza che si collegherà con il forum dell'educazione, il forum per l'educazione e la scuola del Piemonte, quindi con degli insegnanti, dei presidi, eccetera, che discuteranno, parleranno sulla scuola di domani. Il titolo è "La scuola cambierà". Non so bene se c'è il punto esclamativo. Io mi farei darei lo stesso titolo con un punto interrogativo, augurandomi che cambi, nel senso che ritorni in presenza, innanzitutto, e che poi ritorni diversa. Diversa è una scuola in cui il metodo scientifico effettivamente viene trasmesso insieme con le nozioni scientifiche, che sono importantissime, però se non hanno dietro la spiegazione del metodo è un po' come la storia, perché guardate che gli storici sono scienziati a tutti gli effetti, loro adottano un metodo scientifico nella ricerca dei dati storici, delle fonti e così via, vero Alessandro Barbero? Sì, sei forse fin troppo buono, diciamo, cioè ci sono dei criteri di scientificità di un lavoro storico, ma non arrivi, appunto, noi non possiamo fare gli esperimenti, come si diceva. Così come anche è scienza fare un buon lavoro filologico su un testo e così via, no? Naturalmente. È un concetto allargato di scienza che abbiamo cercato di trattare noi in questi anni, abbiamo avuto non a caso anche il presidente dell'Accademia della Crusca più volte, no? Tra i nostri conferenzieri, e quindi diciamo che le discipline umanistiche non sono aliene al metodo scientifico, lo usano in un altro modo perché è diversa la disciplina, però la mentalità è una mentalità di rigore, di analisi, che è in comune con le scienze. E questa non è una difesa d'ufficio, perché sono un povero, mi diceva Tullio Regge, dice: "Lei è un grave handicap, Bianucci, lei si è laureato in filosofia". E aveva le sue ragioni per dirlo. Dunque, Forum per l'Educazione e la Scuola del Piemonte, giovedì 6 maggio, 17.45, "La scuola cambierà". In realtà il titolo è l'esclamativo, "La scuola cambierà". Partiremo da un documento che tra poco verrà messo online nel sito di Centroscienza e di Giovedì Scienza, ed è un documento secondo me straordinario, in cui si esprime su alcuni punti cruciali della scuola il professor Francesco De Bartolomeis, che ha 102 anni, è lucidissimo, e vi dico solo un particolare molto personale, spero che non se l'abbia male. Lui ieri sera mi ha mandato un capitolo del libro che sta scrivendo sull'astrattismo, dicendomi: dai uno sguardo a questo capitolo, perché parlo della sezione aurea, dei frattali e dei numeri di Fibonacci, con delle affermazioni che vorrei essere sicuro che sono corrette". 102 anni, compiuti a gennaio. Pensate che lui è un pedagogista, uno psicopedagogista, è il padre dell'antipedagogia, elaborata negli anni in cui Basaglia costruiva l'antipsichiatria, e credo che il suo parere sulla scuola abbia un certo interesse. Grazie a tutti. Io vi ricordo però ancora due cose. La prossima settimana, giovedì mattina, avremo ancora un appuntamento per le scuole con Adrian Fartade, Luca Perri e Amalia Ercoli Finzi. E fino all'8 di marzo c'è tempo per partecipare rispondere al bando per il premio Giovedì Scienza, giunto alla 10ª edizione, premio per i ricercatori sotto i 35 anni. Sul sito giovedischienza.it trovate tutte le informazioni. Vi ricordo che potete darci, anzi vi invitiamo a darci un voto e scriverci due parole sull'incontro di oggi, trovate tutto qua sotto, e trovate la stessa conferenza come tutte le altre sul canale YouTube di Giovedì Scienza, al quale vi invitiamo a iscrivervi. Ho finito. Benissimo. E io invece devo e desidero soprattutto ringraziare Marco Ciardi, Università di Firenze, e Alessandro Barbero, Università del Piemonte Orientale. Forse non l'abbiamo detto prima, ho detto professore ordinario. Abbiamo fatto malissimo quel caso, sì, no, diciamo adesso, certo. All'Università del Piemonte Orientale, che è un posto che io ho visitato con sempre grande gioia, cioè tutte le volte che sono stato ospite di questa università l'ho trovata
vabbè, adesso non bisogna fare graduatorio, ma mi sono trovato quasi meglio che a Torino, diciamo così. Hai grazie, detto tu, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci.